Grazie Presidente. Questo emendamento, come il 43, va nell'indirizzo di favorire la produzione culturale in città, proprio con l'obiettivo di semplificare i processi burocratici e di sgravare i costi sostenuti da parte delle diverse realtà culturali che promuovono i progetti senza ricevere un ritorno economico. E quindi prevedendo esenzioni totali se ci sono progetti presentati senza scopo di lucro o eventuali sgravi. E sempre nell'idea di promuovere una governance che però favorisca un ampliamento di quella che è l'offerta culturale oggi in città e con la volontà di cogliere quella che è la ricchezza di un pluralismo di soggetti che portano la loro offerta culturale, proprio in coerenza con l'articolo 118 della Costituzione che appunto prevede che gli enti istituzionali vadano a favorire e supportare l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento appunto di attività di interesse collettivo sul principio proprio della sussidiarietà. E crediamo appunto che queste realtà insieme alle istituzioni culturali possano effettivamente svolgere un ruolo importante nella promozione di quella che è la crescita culturale oggi a Roma. Grazie Presidente, quindi per questo emendamento, come sarà anche per il 43, ovviamente per noi è un voto favorevole.